un mare dove tuffarti senza pensieri. Una sabbia chiara e delicata che ti solleva l'anima. Un sole amico che ti scalda la pelle e il cuore. Le spiagge di Stintino sono pronte a coccolarti con onde leggere. Situato nell'estrema punta della Sardegna, a nord-ovest, il comune di Stintino possiede una delle coste più affascinanti dell'intera regione, con spiagge dalla sabbia bianchissima, acque cristalline ed uno dei mari più belli dell'intero Mediterraneo. Con i suoi panorami mozzafiato, una natura selvaggia ed incontaminata, lontano dalle città più grandi, Stintino è visitato da turisti di tutto il mondo. Un vero paradiso per gli amanti del mare, a contatto con un ambiente ancora puro ed inalterato. La posizione geografica del paese Stintino è nell'estrema punta nord-occidentale della Sardegna, immediatamente vicino al Parco Nazionale dell'Asinara, si affaccia anche nel Golfo dell'Asinara. È un paese che ha un territorio di 5.200 ettari, che ha uno sviluppo costiero di circa 40 km, è collocato su una penisola, quindi è abbracciato dal mare su tre lati ed è circondato da un sistema costiero roccioso nella parte nord-occidentale, da un sistema invece di costa bassa con importanti spiagge nella parte orientale. L'origine del borgo di Stintino risale al 1885. Quando il governo italiano decise di istituire sull'isola dell'Asinara il primo lazzaretto ad uso sanitario, insieme ad una colonia penale in località Cala d'Oliva. In quel momento si contavano sull'isola 54 famiglie per circa 500 persone, la metà pastori di origine sarda e l'altra metà pescatori, sia camoglini che ponzesi. Solo 45 famiglie lasciarono l'Asinara per stabilirsi nella costruenda Stintino, fondando la Comunione dei 45. Le altre raggiunsero altri lidi, come Porto Torres, Sassari o le campagne della Nurra. La pesca è sempre stata l'attività principale alla base dell'economia e della vita di Stintino, scrive Adriana Mannias Barabino a San Pietro, protettore dei pescatori, la cui statua si erge sul lungomare. Ti innalzò col fango, ti rifece con la pietra e col bronzo, la devozione di chi lotta sul mare spinto dalla tua protezione a continuare. E basta dare un'occhiata alle vecchie foto esposte lungo le vie del paese o agli imponenti murales per capire come questa gente di Tonnara ha vissuto negli anni l'eterna lotta per la sopravvivenza tra l'uomo e il mare. Il borgo marinaro è quindi plasmato da questa vita dedita all'attività marinaresca. Due i porticcioli sviluppati intorno ad altrettante insenature. Il Porto Vecchio, chiamato Minori, ed il Porto Nuovo, detto Mannu.
All'orizzonte, cielo e mare si incontrano in armoniosa fusione con la semplice architettura del paese. Vivissimo esempio è la chiesa dell'Immacolata Concezione, il cui orologio, posto sull'alto campanile, detta i ritmi della vivace città marinara. Oggi è il turismo la principale fonte economica di Stintino. La sua notorietà è dovuta soprattutto alle bianchissime spiagge di sabbia finissima, che si affacciano su un mare che è davvero difficile da descrivere per gamma di colori e limpidezza delle acque. Le sue spiagge interne, al riparo dei venti, fanno sì che l'acqua sia sempre calma e limpida in qualsiasi periodo dell'anno. Quel che invece caratterizza il cosiddetto mare di fuori, sul lato occidentale della costa, sono le rocce a strapiombo e le splendide calette con l'acqua color smeraldo. Il territorio sorprende per i forti contrasti. Alla multiforme e stupenda costa si contrappone l'aspro ed assolato paesaggio dell'interno, dove la tipica vegetazione mediterranea è un invito irresistibile per rilassanti passeggiate. Il sistema costiero di Stintino è un sistema che si sviluppa per circa 40 km. Le spiagge più importanti sono la spiaggia della Perosa, una delle più famose del mondo, la spiaggia delle Saline, che si estende per circa 5 km nella parte sud del territorio del comune di Stintino. Cala Coscia di Donna di Stintino è una spiaggetta pittoresca di ghiaia grigia, mista a ciottoli e pietre, nelle immediate vicinanze di Stintino. Bagnata da uno splendido mare trasparente, con tonalità che vanno dal verde al celeste e dai fondali rocciosi in arenaria, è amatissima dagli appassionati di snorkeling e di immersioni. Il paesaggio che la circonda è molto suggestivo, selvaggio ed immacolato, con le rocce scure che la orlano e rendono lo scenario ancor più particolare, anche per via del contrasto cromatico che creano con il mare. Cala Coscia di Donna è la meta ideale per trascorrere delle ore immersi in una natura selvaggia ed immacolata. A pochi chilometri da Stintino, la spiaggia Le Saline è un luogo piuttosto frequentato che si trova vicino alle strutture di antiche saline e dagli edifici seicenteschi abbandonati dalla tonnara delle Saline. Si tratta di una lunga distesa di sabbia bianca e finissima, che merita di essere scoperta, dominata da una torre spagnola tra le più antiche di tutta l'isola. Il mare è azzurro, limpido e trasparente, con un fondale piuttosto basso, ideale per lunghe nuotate. La singolare sensazione di pace che contraddistingue le saline la rendono luogo di approdo di molte specie di uccelli, come ad esempio i fenicotteri, che qui hanno nidificato. Nei giorni in cui è battuta dal vento, Le Saline è molto frequentata anche dagli amanti del surf e del windsurf.
la spiaggia è ben attrezzata ed offre un parcheggio, bar, punti di ristoro ed un hotel. Ma la principale attrattiva turistica è il paradiso de La Pelosa, spiaggia di soffice sabbia bianca, affacciata su un mare trasparente, cristallino e con sfumature cromatiche che vanno dal turchese all'azzurro. Collocata nell'estremo lembo nord-occidentale ed affacciata sul Golfo della Sinara e sull'omonima isola, La Pelosa, è una piccola oasi naturale immersa in un paesaggio incantevole, tra le isole antistanti ed il verde di una profumata macchia mediterranea. La sabbia accecante è finissima, il colore turchese dell'acqua e le sue trasparenze la fanno somigliare ad una spiaggia tropicale, più che ad una mediterranea. Un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. È senza dubbio una delle più belle della Sardegna e non a caso è stata eletta terza spiaggia più bella d'Italia ed è tra le prime in Europa. La Pelosa offre ai visitatori parcheggio, bar e ristoranti ed è raggiungibile anche con i servizi di navetta. Ma le spiagge paradisiache non sono l'unico motivo per visitare Stintino. La storia del territorio di Stintino può essere colta anche visitando dei luoghi, iniziando dal percorso delle torri spagnole, torri costruite intorno al 1500 per la difesa appunto del sistema costiero contro le invasioni barbariche dell'epoca. E ancora in tutto ciò che è raccolto nel nuovo Museo della Tonnara, lì si può capire metodi, sistemi, la storia di pesca del tonno e la storia della tonnara di Stintino, ma si possono anche cogliere alcuni aspetti sull'archeologia, sulla presenza romana e sulla presenza nuragica qua su questo territorio. Altre attività importanti e museali è il Museo Arte e Mestieri, che raccoglie testimonianze di tutti i mestieri della Sardegna, in particolare qui della Nuva. La Torre del Falcone è una torre che fa parte del complesso di strutture fortificate che dall'Alto Medioevo sino alla metà del XIX secolo hanno costituito il sistema difensivo di avvistamento e di comunicazione della fascia costiera della Sardegna. Situata sulla cima dell'omonimo promontorio, a 189 metri sul livello del mare, è costruita con pietrame di scisto recuperato sul luogo. Si presenta di forma troncoconica, con un diametro esterno di 9 metri e mezzo, un'altezza di 8 e muri perimetrali dello spessore di circa un metro e mezzo.
L'ingresso, posto a 4 metri di quota dal suolo, avviene grazie a una scala esterna. Considerando la posizione strategica, si può considerare una torre zilla, ovvero una postazione di avvistamento e segnalazione. In contatto visivo con la Torre del Falcone, su un isolotto posto tra l'Isola Piana e Capo Falcone, sorge la Torre della Pelosa. In posizione strategica, controllava il traffico delle imbarcazioni, che dal mare di fuori si dirigevano verso la costa bassa e sabbiosa del Golfo dell'Asinara, facilmente violabile in caso di assalto alle comunità rivierasche della zona. La torre, di forma troncoconica, venne edificata con certezza prima del 1578. Ad arricchire il complesso delle strutture fortificate vi è infine la Torre delle Saline, situata in riva al mare, è importante presidio per le antiche tonnare e le saline presenti nelle immediate vicinanze. Ovviamente chi viene a Stentino può in qualche modo gustare le nostre specialità enogastronomiche, la zuppa di pesce, la zuppa di aragoste, ma ancora il tonno, i vari modi di gustare il tonno. Per le sue peculiarità paesaggistiche, per le spiagge bianchissime e le sue acque cristalline e ricche di tonalità cromatiche, Stintino è un angolo di paradiso dove trascorrere le proprie vacanze.